Ciao a tutte. Allora, sto facendo questo video molto molto di getto, perché non sto guardando se la mia sorella no, perché non so se sarebbe d'accordo. Sto facendo questo video di getto dopo che ho visto il video, appena visto il video di Anna Rosa, Legami nel 1952. Che seguo sempre con affetto, ha fatto questo video parlando un po' dei danni del sole e dell'esperienza che ha passato. Fortunatamente è andato tutto bene. Ecco, io volevo parlarvi un po', perché c'è pieno di zanzare. Soprattutto non voglio assolutamente, non è che lo sto facendo per commiserazione o per qualsiasi altra cosa, ma proprio per, anche se sono un canale veramente piccolo, però penso che YouTube sia utile sia per condividere anche le nostre cose più frivole, ma anche e soprattutto per se si può, di lanciare qualche messaggio. Io, anche se lo lancio comunque a questi noi pochi iscritti, comunque è sempre comunque importantissimo. Sia che sia in tanti, sia che sia in pochi, lanciare un messaggio importante. E quindi quello che vorrei lanciare è la prevenzione in materia di salute per il controllo dei NEE, per la mappatura. Perché comunque faccio questo video perché se a me è successa, non a me, alla mia mamma, se è successa questa brutta esperienza, il problema è perché c'è molta ignoranza. C'è molta ignoranza perché non si sa che certe visite devono essere fatte, perché molto spesso si parla di fare una mammografia, fare altri esami, però quello purtroppo c'è molta ignoranza. Io molte volte ho detto alle mamme delle mie amiche quello che mi è successo, che mia mamma aveva un tumore della pelle e loro mi dicono che cos'è il tumore della pelle. Cosa può portare la morte di una persona per un neo? Invece sì, quindi penso che sia una visita fondamentale. Ovvio, il melanoma è una malattia che se beccata negli stadi iniziali è curabile. Purtroppo la mia mamma aveva un melanoma ormai metastatico e quindi è andata a finire come è andata a finire. Però l'importante è sempre comunque la prevenzione. Quindi io spero di avervi. Non so, un po' ho smosso qualcosa. Io sono andata l'estate scorsa e andrò ancora adesso una volta all'anno a fare una prevenzione, a fare il controllo. Assolutamente fondamentale perché, ma qualsiasi prevenzione in ogni ambito, io molto spesso sono bloccata perché dico no, oggi non ho voglia, magari spendi dei soldi, però comunque non c'è cosa più importante che la salute. Con questa vi saluto e vi mando un bacione grande.